Buongiorno ancora, eccoci qua a fine giugno, inizio luglio a proporre di qualche cosa, a parlare di qualcosa perché in 5 minuti non si può parlare di molto. Innanzitutto leggetevi l'articolo su Vignale Danze dove noi praticamente sabato abbiamo presenziato bellissimo spettacolo a Cavallino Bianco con la compagnia Torino Spettacoli, compagnia TNT, progetto Diderot, fondazione CRT. Il 31esimo Festival Internazionale di Danza Arti Integrate è aperto in questo modo meraviglioso con artisti di grande livello. Il festival durerà fino al 26 luglio, finendo con la compagnia Torino Spettacoli, l'Asino d'Oro, il musical, ma moltissimi spettacoli si susseguiranno a partire dal 3 luglio, iniziando con Dimora Coreografica, Scambio Centri Formazioni Professionali. Parliamo appunto di Mesturino che anche quest'anno ha colpito ancora con cose innovative, con ragazzi soprattutto come noi abbiamo visto danzare con la compagnia TNT, bravissimi, in gambissimi e siamo stati molto molto contenti di passare una serata così piacevole. E ora passiamo al coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, nato con lo scopo di costruire un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità nei centri antiviolenza, perché le donne, ripeto, e sicuramente non si stancherà mai di dire abbastanza, le donne vengono picchiate selvaggiamente ogni giorno e non si fa quasi nulla. È vergognoso da dire, ma è così. Ricordiamo sempre l'esempio di Pinuccia, la famosa Pinuccia che continua a essere picchiata da anni, va dai carabinieri, ma è la stessa roba. Quindi ci vogliono leggi severissime, centri, e con questi centri forse magari chissà. Con calma, continuando a spingere e farci sentire dal Senato e da tutti i senatori, se mai gliene fregasse qualcosa, appunto, di cambiare le cose per le donne. Allora, visibilità dei centri antiviolenza delle case delle donne del territorio, costituito da 10 associazioni che in regione sono attive in contrasto alla violenza sulle donne, la città delle donne Piacenza, non da sola, Donne Insieme contro la violenza ONLUS Reggio Emilia, Linea Rosa ONLUS Ravenna, Casa delle donne contro la violenza ONLUS Modena, Casa delle donne per non subire violenza ONLUS Bologna, Demetra Donne in aiuto ONLUS Lugo, SOS Donna ONLUS Faenza, Rompi il silenzio ONLUS Rimini, Centro Antiviolenza ONLUS Parma, Centro Donna Giustizia Ferrara. L'idea di un coordinamento che radunasse tutte le realtà presenti in regione in difesa delle donne parte da lontano, dal 1996. Quindi Antonella Oriani, presidente del coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna. Ricordiamo il centro legale, la sede legale a Bologna in via dell'Oro numero 3. Per qualsiasi informazione 320 18 23 905, il nostro numero di telefono del cellulare dentro al computer dove possiamo, o scriveteci un sms, redazione chiocciolallegronate.it e noi vi daremo tutti gli indirizzi possibili immaginabili che volete per essere difese per quel che ancora l'Italia, quel poco che può offrire. Ricordiamo per chi anche vogliamo il cambiamento, non ci stancheremo mai, per chi purtroppo subisce giudiziali oppure deve fare giudiziali per contendersi il figlio, perché un giorno il marito si alza e vuole portare, noi ovviamente siamo dalle parti delle donne, difendiamo le donne, dei mariti ce ne frega poco o niente, in quanto la maggior parte sono degli incoscienti che vogliono portare via, magari dopo 10 anni o 9 anni che la donna si è fatta un mazzo, quindi non pagata come casalinga e tutto il resto, e poi dicono ciao cara, vanno con l'amante e vogliono pure i figli. E no, cari, belli, belli miei, ve lo dico in romano, ve lo dico in emiliano, ve lo dico come volete. Le cose devono cambiare, le giudiziarie devono durare 3 anni e mezzo, non devono essere coinvolti i figli in questi ambaradan di cose, devono ascoltare di più la donna, poche disegnini e disegnetti e tanti appuntamenti inutili da assistenti sociali eccetera eccetera, ma guardare la donna in faccia, che cosa ha fatto nella realtà, che cosa ha bisogno a livello finanziario, morale eccetera, cose che sicuramente le sono già mancate dal marito, che poi le vengono a mancare oltretutto quando viene lasciata da sola, oppure gli vengono portati via i figli senza aver fatto nulla, trattata quasi, non dico come una delinquente, ma poco ci manca, con dei prezzi inauditi da parte degli avvocati, 2.500 euro in più per difenderti ogni volta che vai davanti a un giudice e tutto il resto. Per non parlare poi delle donne che non hanno soldi, che devono rivolgersi ad avvocati, ovviamente magari non costosi, che paga la società, ma che vengono portati via i figli, spesso e volentieri. Questo succede già da tantissimi, tanti, tanti anni. Tanti e tanti anni.
Scandali, soprattutto messi davanti alla televisione, eccetera, ce ne sono stati tanti, non è certo solo Allegro Andante che si sveglia e dice queste cose. In ogni caso le cose devono cambiare perché 3 anni e mezzo una giudiziale, 4 anni, dove soprattutto vengono bloccati dei divorzi, perché magari uno chiede il divorzio, poi inizia la giudiziale invece per spartirsi il figlio, 4 anni per bloccare un divorzio, questo è inaudito, neanche in Egitto succede. 6 mesi in Egitto per divorziare, 6 mesi. Qua in Italia 3 anni e mezzo, 4 e mezzo, 5, 6, 8. Quando i figli hanno 20 anni, forse riesci a divorziare. Questa è